La felicità è uno degli obiettivi più importanti per l'uomo. Già gli filosofi dell'antichità, quali Aristotele e Epicuro, se ne occupavano. Ed è in qualche modo darsi la possibilità di cercare di realizzare se stessi, le proprie ambizioni, i propri desideri, e ricercare un equilibrio tra la salute mentale, quella emotiva, quella del fisico, la socialità, la spiritualità, è quello che in qualche modo viene definito così dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È importante, come emerge da differenti ricerche delle università americane, darsi intanto il permesso di essere umani, quindi di accettare i propri sentimenti, che siano rabbia, paura, ansia, invidia, per incominciare a star meglio, quindi ad accettare i sentimenti per poter comunque avere una qualità differente anche di vita. Un'altra parte importante rispetto alla felicità è per esempio il lavoro, cercare in qualche modo di fare in modo che anche il luogo del lavoro divenga un luogo di benessere, quindi cercare di poter sviluppare il proprio potenziale creativo, le proprie aspirazioni, quindi avere la capacità di comunque investire su se stessi, non cercare un arrivismo fine se stessi, nel senso che è chiaro che i soldi aiutano il benessere, però comunque non danno la felicità. Bisogna darsi del tempo per divertirsi, per stare con i propri cari, con gli amici. Anche nella coppia dobbiamo la possibilità di rendere felice l'altro senza però rinunciare a noi stessi. Quindi farsi amare per quello che si è veramente, quindi non uno la metà dell'altro, ma piuttosto quasi come due angeli che possono, con un'ala sola, che possono comunque qualche volta volare restando abbracciati. È importante anche non perdere la bussola morale, esprimere gratitudine per quello che si ha, per come vanno le cose, per la capacità anche di apprezzare le piccole cose, quali possono essere per esempio il profumo del caffè la mattina, un sorriso, un abbraccio, la bellezza di poter leggere un libro all'aperto, di fuori, anche una bella sudata può essere piacevole. Quanto ci occupiamo del nostro corpo, quanto vediamo, quanto stiamo attenti al mangiare, all'attività fisica, a un sonno regolare, questi sono comunque elementi fondamentali per avere una salute importante dal punto di vista mentale e fisico. Quindi è importante che ci diamo proprio il tempo per poter pensare al nostro benessere e alla salute.